PC Gamer. Time to play. Ciao a tutti ragazzi da EasyGamer89, ben ritrovati sul mio canale con un nuovo video su Tomb Raider 2. In tanti mi avete chiesto la casa di Lara, perciò perché non farla, la farò. Ho deciso di allestire questo campo di addestramento dove affinare le mie mosse e magari impararne di nuove. Non so perché l'emulatore non lo dice tutto, ma vabbè. Allora ragazzi, siamo qui nella casa di Lara, o meglio all'esterno della casa di Lara per ora, con questo campo di addestramento. Vogliamo fare il percorso? E facciamolo, cominciamo subito. Come va, va? Io cercherò di farlo tutto al primo colpo. Vai che ce la facciamo senza problemi. Vai a dare un bel saltino lì, arrampicati. Brava. 8 secondi. Vai che stiamo andando benissimo, su. Benissimo. Qua andiamo per farsi in acqua, non possiamo fare altrimenti. Arrampichiamoci qua sopra. Dite la verità, tutti fuori casa avete un campo di addestramento, vero? Tutti quanti proprio. Ok, un bel saltino così. Un bel saltino colà. Un bel saltino laterale a sinistra. Un bel saltino così. Salta ancora in corsa, possibilmente arrampicati, sì, perfetto, perfetto. Vai che sta andando bene. Facciamoci il ponticello, buttiamoci in acqua, splash. Ok, arrampichiamoci qui sopra, vai che abbiamo quasi finito il percorso, caspita. Dai, dai, non perdiamo tempo, 49 secondi, su. 52, 53, 54, 55, 56. Vai Lara, arrampicati, su, facciamo presto. Facciamo un buon tempo, su, su, su. Arrampicati, arrampicati. Vedi di non cadere, please. Vai, vai, vai. Perfetto. Wow, questa è stata la mia migliore prestazione. Oh, perfetto, 1 minuto e 12 secondi, perfetto. Di girare il resto del giardino e della casa. Siamo liberi di visitare il resto del giardino e della casa, perfetto. Allora, cominciamo a visitare un po' questa parte del giardino. Vediamo un po'... Ah, quanto è bella! È qui che cresce la marijuana, cari ragazzi. Guardate un po' quanto è grande il campo, guardatelo. Si possono fare anche 2 tiri a pallone, come vedete. È talmente grande, si possono usare questi 2 alberi come porta. Certo, si devono tagliare questi qui al centro, così c'è anche un po' di campo, qui c'è l'altra porta, perfetto, dai, si può giocare perfettamente a pallone. Ok, andiamo dentro adesso e vediamo un po'. Ammazza, quanto è grande! Piante da ogni parte, perfetto! Bello, bello! Qua c'è il cancello principale, come vedete. E niente, qua c'è ancora la parte del giardino. Io direi di toglierci subito la parte del labirinto, perché è la più rognosa. Così visitiamo anche la stanza del tesoro e ce la leviamo dai Marons, che è poi la stanza del tesoro, ma non è che c'è granché dentro. Qui c'è la fontanella a forma di pesciotto, ma quanto è bella! Facciamoci un giro anche nella fontana, anche perché mi piace sentire il rumore rilassante dell'acqua. Il suono dell'acqua, shh, sentite, sentite, rilassatevi. Ok, basta così, andiamo avanti, ci siamo rilassati abbastanza. Vediamo di farci questo cacchio di labirinto e spero di ricordarmi bene la strada, va. Ecco, qua andiamo a sbattere già. Ok, dovremmo andare da questa parte. Questo è il percorso che ho sempre usato, non so se ce n'è un altro, magari più corto, ma io faccio sempre questo, vabbè, va. Ognuno il percorso che vuole. Che poi tra l'altro abbiamo anche poco tempo per raggiungere la porta una volta aperta. Tipo 1 minuto e qualcosa forse. 2 minuti no, perché sono un po' troppo lunghi. No, credo 1 minuto e qualcosa veramente. 1 minuto e 20 secondi. Ok, il passaggio segreto dovrebbe essere di qua. E infatti me lo ricordo ancora, perfetto. Per tornare indietro adesso, devo fare la strada al contrario. Magari durante l'editing video faccio fare il percorso inverso al video, così va indietro, poi trovo la porta chiusa, vabbè dai. No, mi sa che mi faccio la strada tranquillamente, magari salvo lo stato, così se mi perdo riparto da qui. E la comodità dell'emulatore. Ok, andiamo di qua, cerchiamo di fare presto, 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 altrimenti la porta sarà chiusa. Ok, vai Lara, presto, presto, prima che si chiuda la porta. Andiamo di qua, andiamo di qua, andiamo di qua, destra, e ancora destra, sinistra,
Sinistra, sinistra, sinistra, qua, sbagliamo il tocco e punta. Vai, salta Lara, salta perché la strada è lunga, quindi guadagniamo tempo saltando. Vai che ci siamo. Dai, non sbattere Lara, su. Adesso di qua, poi dovremmo andare di là. Dovremmo essere quasi arrivati, vero? Dai. Speriamo di trovare la porta aperta. Di qua siamo arrivati, vero? Yes, ce l'abbiamo fatta. Vai, preso Lara! Come avete notato, ho aperto la porta prima per guadagnare sempre tempo. La porta di casa, intendo. Altrimenti ora perdevamo qualche altro secondo e potevano essere molto, ma molto preziosi. Tra l'altro, Winston dov'è? Non l'ho ancora visto. Entriamo, entriamo! Yes! Ce l'abbiamo fatta. Sì, ce l'abbiamo fatta, perfetto. Chiuditi e riapriti! Oh, che ho fatto! Ci mettiamo a giocare con la porta. Sì, che carina! L'ho lasciata aperta, alla fine, sì. Ok, qua ci diamo un bengala perché non si vede un buio. Ah, la stanza del tesoro. E cosa c'è di così importante? Una mazza, proprio niente. Qua ci sono diversi bauli. Cosa ci sarà dentro? Dei tesori. Ma, vabbè. Soldi? Sì, forse soldi. Probabilmente sì, qua ci sono anche dei libri. Va bene. Libri che Lara ha già letto e che non gli piacciono, quindi ha chiuso qui. Oppure, se la stanza dei tesori sono libri che le piacciono particolarmente, l'ha messa al sicuro. Probabile. Vabbè, la stanza del tesoro è tutta qui, insomma. Ora ce ne possiamo andare e continuiamo a visitare il resto della maison. La casa in francese, wow, cioè maison. Sentite la pronuncia, maison. Winston, dove stai? Non si è ancora visto. Forse sa che vogliamo chiuderlo nella cella frigorifera. Il bengala lo buttiamo perché non ci serve più. Ah, che stanza gigante! Qui ci sono delle armature, come vedete. Armature molto molto importanti. Qua ci sono delle casse dello stereo. Wow! Un home theater veramente molto ma molto di grande rispetto. Quante cacchio di armature ha poi? Scusate un attimo. Eccomi qui, scusate, era suonato il citofono che mi ha fatto pigliare anche una goccia. Che spavento, mamma mia. Perché suonano così forte? Non lo so. Vabbè, allora, accendiamo un po' la radio. Che ne dite? Ma sì, accendiamola. Che musica ci sarà? Classica Lara. Magari poi quando finisce ci metto io qualche canzone. Poi vediamo, se non più copyright di YouTube non mi dia fastidio. Allora, visitiamo la piscina intanto. Qua ci sono sempre piante, ovunque ci giriamo. Una statua. Bella, bella. Poi... Belle casse a Lara però, si sente veramente bene. Brava Lara, brava. Qua c'è il trampolino, che ne dite di un tuffetto? Ammazza quanto è duro quel trampolino. Vai Lara, tuffati! Ah, splash! Una bella nuotatina, ci facciamo un po' la piscina, guarda un po'. Quanto è grande, tutta per me poi, che divertimento! Vai, una bella nuotatina laterale, sinistra, sinistra, sinistra. E destra, e destra, e destra ancora, vai! Un po' indietro, fare il mortagalla, fare il mortagalla, la. Ok, una nuotatina in avanti e niente, possiamo uscire? Ma sì, dai, abbiamo fatto il bagno anche. Tra l'altro esce completamente asciutta anche dall'acqua. Va bene, più asciutta di prima. Doesn't matter. Comunque mi sto preoccupando, dove è Winston? Winston Churchill. Oh, vabbè. Andiamo a dare un'occhiatina alla cucina? Ma sì, diamo un'occhiatina alla cucina. Qua intanto apriamo la porta, così la strada è più corta se dovessimo uscire. E qui ci sono i fornelli. Certo, qualche cosa che non va nelle dimensioni degli oggetti c'è. Guardate un po' il mobile quanto è alto. Cioè, mi domando Lara come fa a cucinare se cucina lei. O meglio ancora Winston, che è ancora più basso di Lara. Va bene. Lì c'è un bel tavolo. E poi un tavolino di legno. Ehi, Winston, eccoti qui, finalmente. Comunque dicevo, Lara è talmente ricca, però si è comprato questo tavolino di legno. Avrà valore comunque. Lì intanto ci sono anche delle bottiglie, dei barattoli dipinti, delle pentole, tutte dipinte. Winston che passa attraverso i tavoli e le sedie, perfetto. Winston, vieni qui. Facciamo vedere al nostro pubblico come fai a cucinare. Ma poi non ha voglia il tè, perché vai sempre camminando con quella teiera e tazza di tè? Io non la voglio, porca miseria! Avvicinati, dai! Avvicinati, non aver paura che non ti cucino, su! Cioè, guardatelo, è bassissimo. Come fa a cucinare lui se cucina lui? Ma, non lo so. Winston, vieni un attimo qui. Siccome a me il tè mi piace freddo, potresti entrare un attimo nella cella frigorifera così si raffredda un po'? Poi vengo a riprenderti, non ti preoccupare.
Anche qui, per esempio, per lavare i piatti, come cazzarola fanno? Come cazzarola fanno? No, c'è qualcosa che non va comunque nelle dimensioni degli oggetti e dei mobili. Vabbè, non fa niente. Winston, vieni qui. Intanto la musica è finita. Magari poi ci metto qualche musichetta di sottofondo, qualche canzone, qualche song. Vieni, Winston, vieni. Qui intanto c'è carne di tutti i tipi, cavallo, maiale, vitello, filetto di pollo, c'è tutto, c'è tutto. La carne non manca, carne umana anche. Poi Winston fa anche fantozzi. Oh, mi scusi, mi scusi. Vabbè dai, io ti chiudo qui, Winston. Ti metto al fresco, sei in arresto. Ok, adesso cosa dobbiamo visitare ancora? Il piano di sopra. Andiamo a fare una visitina al piano di sopra. Ah, qui intanto c'è l'ingresso principale, non ci siamo soffermati più di tanto. Come vedete ci sono dei quadri, un bell'orologio, tutti dipinti sul muro ovviamente, tranne l'orologio. Ma vabbè, andiamo al piano di sopra, ma... Ok, ammazza quante scale. Allora, io visiterei prima la libreria, va. Andiamo prima di là. Qua sempre quadri, tra l'altro tutti uguali poi, da notare. Comunque sono opere molto importanti dell'Ottocento, di Jean-Paul Bangarons, poi ci sono le opere di Alfred Sigwaso Ungic, tutti artisti molto importanti, li conoscerete di certo, anche quello per esempio, un grande artista, bellissimo quadro. Tutta questa stanza tra l'altro poi è solo per appunto qualche quadro dipinto, per un pianoforte e per un'arpa, quadri sempre uguali poi. Va bene, devono piacere talmente tanto a Lara che se ne ho comprate diverse copie. Va bene, va bene, va bene. Poi in questa stanza cosa c'è? La libreria. Ancora libri, tra l'altro dalle copertine mi sembrano anche tutti uguali. Va bene. Qua c'è una bella sedia rossa pure, che è da notare anche l'altezza, è più alta di Lara quasi. Non c'è problema. Ancora libri, il camino spento. Libri, sedia. Insomma, tutta questa casa che è così grande, alla fine non c'è una mazza, possiamo dire. Qui si vede il bel panorama, come vedete, del campo di addestramento, anche vista mare, come vedete. Mare, vabbè, un laghetto, una pozzanghera. Vabbè, dai. Usciamo da questa stanza, anche qui non si può fare niente. Poi tra l'altro è una casa grandissima, chi è che la tiene pulita, ordinata? Winston? Per carità si regge in piedi. Vabbè, andiamo da questa parte adesso. Va bene, andiamo da questa parte. Qui cosa c'è? Anche qui, vista mare, come vedete, c'è dell'acqua, eh? Poi qui non c'è assolutamente niente. Va bene. Potevano farla molto più piccola la casa di Ara, no? Metterci meno stanze, non tutto questo vuoto, porca miseria. Vabbè, dai, contenta lei, tanti miliardari. Va bene, usciamo di qua adesso. Andiamo a visitare la camera da letto. Buttiamo questa bengala perché non ci serve più. Ci fa vedere troppo luminosa poi, che schifo. Ancora quadri tutti uguali qui. Lì c'è sì, l'armatura come sempre. Va bene, qui cosa si vede? È sempre il campo di addestramento ovviamente, no? Eh sì. Ha una bella vista proprio là, un bel panorama all'esterno. Qua c'è il letto, come vedete è molto duro, più duro del soffitto, quindi Lara ti consiglio di comprare Enifex, tanto anche oggi è l'ultimo giorno di offerta, vai tranquilla, lo paghi di meno. Qui ci sono le finestre che tra l'altro non si possono neanche aprire, bisogna solo spaccare per uscire dal balcone, va bene. Qui c'è il ripostiglio con le armi, però non possiamo prendere, vero Lara? No. E infatti. Qui c'è il bagno. Quadri anche in bagno come vedete. Wow, manca solo una TV. E ci siamo. Perfetto. Poi qui c'è il bagno, il bidet, la doccia. Senza neanche la tendina qua, si vede, eh? Non c'è neanche una tenda, quindi Winston se vuole può sbirciare l'aria mentre si fa la doccia. Wow. Tra l'altro anche chiunque, se entra nella villa, all'esterno, può salire di sopra e può tranquillamente vedere l'aria mentre si fa la doccia tutta nuda. Pervertiti. Qui c'è la vasca. Anche con un po' d'acqua, wow, Winston ha preparato l'acqua, però devo lavarmi così, perché non mi posso stendere, quindi mi lavo così, tiè, mi rotolo come un cagnolino, e sono tutta pulita e profumata, perfetto. Poi lì c'è la doccia, perfetto. Qua possiamo lavarci i denti. Qua
Quello dovrebbe essere uno specchio, vero? Tra l'altro, non possiamo rifletterci, un po' perché non c'è riflesso, un po' perché l'aria non ci arriva, come notate. Guardate un po'. No, non ci arriva proprio. Vabbè, in compenso ci si può lavarsi i denti e al massimo non si guarda lo specchio, va bene. Adesso, lì c'è il camino sempre, anche questo spento, lo accende solo di sera, come vi ricordate dall'ultimo livello di Tomb Raider. Winston, non lamentarti tu. Chi fa la vita meglio della tua? Chi? Vieni anche ben pagato, quindi taci. Ti tengo anche al fresco, per cui. Ok, dovremmo aver visitato tutta la villa, credo. Non dovrei aver saltato niente, vero? No. Comunque possiamo fare ancora una visitina all'esterno, perché voglio farvi vedere un bug. Grazie a un bug del gioco, noi potremo raggiungere il tetto della casa. Tra l'altro io quando ci giocavo alla PlayStation, quindi immaginate tanti anni fa, l'avevo anche fatto, però non mi ricordavo come si facesse. Quindi ringrazio e saluto Daniele per avermi ricordato come si fa, grazie a un video che mi ha mostrato. Ciao Daniele, grazie mille per avermi ricordato. Ora ovviamente lo condivido con voi. Allora, grazie a un bug del gioco, dobbiamo posizionarci qui. Ora spero che mi riesca, altrimenti faccio una figuraccia. Dobbiamo metterci così, in questo modo. Saltare così. Semplicemente saltare. Dovremmo trovarci sopra. Ecco, ora ovviamente non me lo farà fare. Magari così? Proviamo. Dai, dai! Non farmi fare figure di estramento adesso. Facciamo così. Dovrei girarmi in questo modo. No, così non va. Così va bene. Dai. Oh, eccoci qua. Siamo arrivati, come vedete, al primo piano. Divertente. Adesso stessa cosa dobbiamo fare qui. Salta, Lara, salta. Vai che ci siamo, su. Porca miseria. Sali, sali. Sali. Non vuole salire. No, devi salire. Altrimenti non ce ne andiamo da qui, capito? Anche se la parte dura 15 giorni. Tu devi salire di sopra, dobbiamo vedere il tetto, su. Oh, eccoci qua. Wow, che bella vista da qui. Bene, io salverei lo strato, così se dovessi cadere ripartiamo da qui almeno. Perché come vedete alle volte può essere anche un po' problematico salire. Ok, allora, come vedete qui siamo sul tetto. Che ne dite di visitarlo un po'? Ma sì, visitiamolo, cominciamo il nostro bellissimo giro. Ok, guardate un po' la vista di qua, wow, che bello! Facciamoci un altro giretto. Vai, più in alto! Arriveremo in alto sicuramente. Wow! Il campo di addestramento visto dall'alto, bellissimo, veramente molto ma molto bello! Allora, intanto vi faccio vedere una cosa, salvo lo stato. Se volete scendere con delicatezza possiamo usare l'acqua. Così non ci facciamo male. Certo, cerchiamo di centrare bene l'acqua, altrimenti ci spezziamo l'osso del capocollo. Vai, un bel tuffetto, Lara, vai che ce la facciamo! Ce l'ho fatta, perfetto! Torniamo su, In Lara! superficie i tasti direzionali servono per muovermi, mentre quello del salto mi fa tuffare sott'acqua. All'estremità di una pozza d'acqua. Però finisci la frase, Lara! Vabbè, carico lo stato. Vi ho fatto vedere come scendere con delicatezza. Bisogna sfruttare l'acqua. Poi. Ah, qui c'è il balcone. Possiamo andare anche sul balcone se vogliamo. Ecco. Come vi ricordate sono le finestre che si vedono dalla camera da letto, vi ricordate? Ovviamente Lara non apre le finestre, ma deve buttarsi di su dal tetto. Vabbè. Poi vabbè, possiamo ovviamente buttarci giù dal balcone. Tanto è decisamente più basso del tetto, quindi ci faremo un po' male, ma non troppo. Ok, carichiamo lo strato. Ripartiamo dal tetto. Possiamo salire anche qui sopra, come vedete. Adesso, guardiamo un po' dall'alto. Bello, bello. Una bella vista, si può dire. Saliamo qui sopra. Wow. Se cadiamo da qua, schiattiamo. Sicuro. Quindi ve lo sconsiglio. Adesso andiamo un po' da questa parte. Tra l'altro, potremmo uscire anche dal cancello principale, grazie a questo bug. Vi farò vedere come. Qui come vedete c'è il tetto della piscina. Bello, 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 bello. Dovremmo sfruttare il labirinto per raggiungere il cancello principale. Quindi scendiamo di qua. Vabbè, inutile che andiamo fin là a vedere perché tanto è sempre uguale. Almeno credo. Vabbè, dai, facciamoci un giretto veloce. Si vede semplicemente il labirinto.
dall'alto. Come vedete lì c'è anche la parte segreta con il pulsante, tutto il labirinto. Wow! Si può saltare da qui, solo che si rischia parecchio di schiattare. Proviamo. E sono schiattato. Ecco, lo sapevo. Per fortuna ho salvato lo stato. Quindi la cosa migliore è scendere verso il tetto della piscina. Ci facciamo decisamente meno male. E restiamo vivi, non ci spezziamo il collo. Meglio così, dai. Quindi andiamo di qua. E cadiamo di qua. Ok, come vedete siamo salvi. No! Sono caduto come un idiota, vabbè. Ricarico. Ah, che due marons però. Ah! Sono stato disattento. Me lo merito. Me lo merito. Ok. Adesso Lara, vediamo di non cadere di nuovo. Ok, perfetto, mi sono fatto anche meno male di prima. Dicevo, dobbiamo sfruttare. Ah, intanto qui c'è il tetto della piscina, come vedete, che dovrebbe essere in vetro, però dentro non si vede un accidente. Va bene. Ora saliamo sopra al labirinto. Ma sì, facciamocelo anche il labirinto a piedi, dai, da sopra. E vai! Olè! Vai, vai! Che bello camminare sopra il labirinto, che bello! Ok, per uscire dal cancello principale dobbiamo andare di qua. Quindi un bel saltino, yes. Perfetto, andiamo da questa parte. Vai Lara, vai, vai! E da qui possiamo uscire dal cancello principale. Vai Lara, scendi! Con delicatezza sempre. Tadan! Siamo all'esterno del cancello principale. Wow! Quindi è così che Lara esce dal cancello, perché non può aprirlo. Poi qua c'è ancora un pezzettino di giardino che si può esplorare. Giusto un pezzettino. Quindi secondo me Lara ci ha preso in giro, lei non è stata né in Cina, né a Venezia, né in Tibet, né nel canale di Suez e né di nuovo in Cina, perché come vedete da qui non c'è via d'uscita. Per me ci ha preso in giro, poi non lo so. Ok, per tornare all'interno dobbiamo sfruttare un altro bug, dobbiamo posizionarci qui. Dovrebbe andare bene qui? All'inizio ci metterò un altro quarto d'ora? Ah, ce l'ho fatta al primo colpo, meno male, al secondo, vabbè. Qui non si può neanche salire, no? È il massimo. Bello vedere la casa da qui, wow! Adesso possiamo scendere di qua. E ancora di qua. E ancora di qua. Winston, che facciamo? Lo lasciamo nella cella frigorifera? Ma sì, lasciamolo nella cella frigorifera, va! Non ce ne frega niente. Bene ragazzi, siamo arrivati anche alla fine di questo episodio di Tomb Raider 2. Come mi avete chiesto, ho fatto anche la casa di Lara. Spero che vi sia piaciuta, che vi siate divertiti. Ci siamo fatti un altro paio di risate. E ora con Tomb Raider 2 direi che abbiamo proprio finito. Quindi adesso dovrei cominciare i nuovi gameplay appena finito Oddworld Abe's Odyssey anche. Pensavo a GTA 4, Resident Evil 4 e penso anche a Tomb Raider 3, visto che vi sta piacendo, lo state seguendo abbastanza. Penso che farò questi tre giochi. Spero che vi piaceranno, fatemi sapere. Vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao. Oh!